Ok, ho dovuto fermare l'ultima presentazione perché avevo esaurito il tempo, ma possiamo iniziare esattamente da dove avevamo interrotto. Allora, fino adesso avevamo capito la pendenza, e aveva un senso, perché avevamo capito che la pendenza era meno 4 terzi. E quindi questo meno 4 terzi qui, la puoi vedere in due modi. Quando il percorso è 3, l'aumento è meno 4, quindi per la salita siamo scesi di meno 4, abbiamo percorso 3. E puoi continuare a farlo se vuoi, scendi e finisci sempre sulla retta. Saresti anche potuto scendere di 8 e spostarti di 6. Ok? Perché insomma è lo stesso numero. Se fossi sceso di 8 saresti finito qui e poi saresti arrivato fino qua. Qualunque sia la pendenza, se aumenti y della crescita e aumenti x del percorso, finisci di nuovo sulla retta. Lo sto rifacendo più e più volte, però insomma credo che alla fine ti si dimentichi. Ma comunque, quando abbiamo interrotto, stavamo per risolvere b in modo da capire l'equazione finale di questa retta. Ok? B è l'intercetta e quindi, proprio come abbiamo fatto l'ultima volta, quello che dobbiamo fare è semplicemente sostituire una x e una y e lo sappiamo, insomma, che una che ci sta bene e quindi va bene una di queste coordinate. Proviamo per esempio questa qua. 2 meno 3 e quindi y è meno 3, non ti confondere fra x e y, eh? Y è la seconda, quindi meno 3. Quindi meno 3 è uguale a meno 4 terzi per x, che in questo caso è 2, più b. E quindi otteniamo meno 3 è uguale a meno 8 terzi più b, e poi arriviamo qua a b uguale, beh, 3 è uguale a meno 9 terzi. E metto questo sul lato opposto, quindi più 8 terzi, e perciò otteniamo che l'intercetta è meno un terzo. Quindi l'equazione di questa retta è y uguale meno 4 terzi x più, e l'intercetta che è meno un terzo. Ok, quindi sì, lo so che è incasinato, però insomma l'equazione di questa retta è y uguale a meno 4 terzi meno un terzo. Adesso guardiamo il grafico e vediamo se ha un senso. Ok, allora vediamo. L'intercetta sta qui. Ecco dove intersechi l'asse y nel punto. E sapremo esattamente che questo punto qui è 0 meno un terzo. E quindi questa è l'intercetta e ha senso. Anche quando guardi l'equazione, si capisce insomma che questa è l'intercetta, perché se x fosse uguale a 0, y è 0 per 4 terzi, quindi diventa y uguale a meno un terzo. Facciamone un altro giusto per annoiarti bene bene, e anche perché mio marito è medico interno, lavora 30 ore al giorno e io non ho niente di meglio da fare. Ok, fammi rimettere il grafico. Io scherzo, però tu non ti rendi conto che è vero. Allora, rimettiamo il grafico e faccio un altro paio di punti a caso, ok? Allora, vado un po' più veloce stavolta. Allora, diciamo che ho meno 8. 8,5, questo è il primo punto. Il secondo me lo invento, fammene pensare a uno bello. 2, non lo so, me lo devo inventare. Vediamo un po', diciamo 2, facciamone uno interessante. 0, 0, 0 interessante, 2,0. Allora, qui, facciamo il grafico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4 e 5. E quindi qui c'è meno 8, 5. E adesso 1 e 2 e lo 0 sta qui. E quindi 2, 0. Fammi tracciare la retta. Eccola qui. Ah! Oh mamma mia, pensavo che brutto! Mamma mia, ora che ci fosse un undo. Ok, è stato bruttissimo, veramente inaccettabile. Ah, questo è un po' meglio. Giusto perché tu lo sappia, la retta non è che finisce qui, eh? Va avanti per sempre lungo l'asse delle nostre coordinate. Ma comunque, ecco qua. Allora, ok. Cerchiamo di capire la pendenza di questa retta. Allora, variazione di y su variazione di x. Delta y su delta x. Ah, sto usando di nuovo lo strumento retta. Sono un disastro oggi. Allora, m, che è la pendenza. Prendiamo questo come punto di partenza. È 5 meno 0. Quindi y1 meno y2 su x1, che è questo 8, meno 2. Quindi questo equivale a 5 fratto meno 10, che è uguale a meno un mezzo. E questo significa che per ogni spostamento di 2 andiamo giù di 1. Quindi per ognuno che scendiamo ci spostiamo di 2. Che ha senso? Se scendiamo di 2 ci spostiamo di 4. Perché 2 quarti è come dire un mezzo. Spero che abbia un minimo di senso per te. E questa è una linea inclinata verso il basso, ok? E quindi
Allora, sappiamo fino adesso che la nostra equazione è y uguale a meno un mezzo x più b. Adesso dobbiamo risolvere b. Sostituiamo un paio di numeri a y e x. Usiamo questo, che è interessante, 2, 0. Quindi y è 0. È uguale a meno un mezzo per 2 più b. E quindi 0 è uguale a meno 1 più b. E otteniamo quindi che b è uguale a 1. Quindi questo è un problema piuttosto semplice, perché otteniamo che y è uguale a meno un mezzo più, e meno mezzo x più 1. E questa è l'equazione della nostra retta. Vediamo se questa cosa ci sembra giusta. Allora, questo ci sta dicendo che l'intercetta sta sul punto 0,1, quindi 0,1 sta proprio qui e l'algebra conferma il nostro disegno. Sì. Quindi questa è l'intercetta e vediamo che la pendenza è meno un mezzo e ha senso perché è una linea inclinata verso il basso, che però non è troppo, troppo ripida. E quindi per ogni 1 che scendiamo ci spostiamo di 2 e quindi questo è meno un mezzo, oppure potresti dire per ogni 2 che percorri sali di meno 1. In entrambi i casi finiamo sempre sulla retta. Spero che questa cosa ti aiuti. Penso che tu sia sicuramente pronto a fare un sacco di questi problemi di pendenza che abbiamo sul sito della Khan Academy. Quindi spero che ti ci diverta e se hai domande puoi anche partecipare a uno dei seminari. E quindi buon divertimento!